Buonasera. Sì, dirò due parole su questa forma medologo che ha iniziato nel Settecento a interessare i compositori e i grandi poeti. Nell'Ottocento ha avuto un grande periodo di espansione proprio con il romanticismo. Grandi poeti hanno scritto per questa forma. Cos'era? Invece del lead, cioè il canto con quindi la voce cantata accompagnata spesso dal pianoforte, venivano consegnati a grandi attori tedeschi, inglesi, dei testi poetici che poi venivano sui quali i grandi compositori componevano musica straordinaria. Grazie. Ecco che noi abbiamo stasera, vi proponiamo tre grandi compositori, Strauss, Schumann e Liszt, che raccontano tramite le parole di poeti molto interessanti. Shelley, che sappiamo che qui in Liguria è conosciuto, fra l'altro Shelley proprio a San Terenzio aveva casa. E se non ricordo male, la storia che era scritta da Shelley, con musica di Schumann, è una storia di mare in cui c'è il rischio di un naufragio e Shelley è naufragato più o meno in acque, tornando a San Terenzio col suo vascello. Sentirebbe una bellissima, struggente storia di mare di Tennyson, poeta laureato inglese, io trovo fenomenale, che coinvolge tantissimo. Basta, di qua, iniziamo. Guardiano, lo sposo, percosso con